Tradizioni del territorio. Oggi scopriremo il segreto per preparare uno dei capisaldi della cucina toscana, gli inimitabili pici, cacio e pepe. Insieme a noi, Lucia e Giovanni, nonna e nipote toscani. Per lei la tradizione culinaria non ha segreti. Maestra di mantecatura ad hoc, ai fornelli non la batte nessuno. Un vero e proprio viver, amante della buona cucina. Non sa friggere nemmeno un uovo, ma per far sempre la sua bella figura è pronto a tutto. Allora, nonna, sì? Ho conosciuto questa bellissima ragazza. Beh. E voglio fare bella figura. Con che ricetta? Guarda, pici, cacio e pepe. Perfetto, guarda. Allora, come si fanno? Allora, ci vuole il pecorino. Ma io pecorino non ce l'ho, ci metto un altro formaggio, va bene uguale, dai. Ok, bischierata, tu mi dici un altro formaggio. Ascolta, e ci vuole il pecorino toscano stagionato. Ok. O te lo ricordi quanto tu ne hai mangiato da piccino? Non lo ricordo, ma non ce l'ho. Che devo fare? Non è che te magari ce l'hai un pochino qua sotto, nascosto? Sì, ce l'ho nascosto. Allora, dammi un po' di pepe. Pepe. Abbonda. Abbondo? Vai, abbonda, vai. Vai. Senti il profumino. Meraviglioso, nonna, fa vedere. Guarda, senti. Comunque, come lo fate, non lo fa nessuno. Ho capito, vai. Te lo fo io con la fischella. Vai. Bella la mia nonnina. Allora, io quando c'ho la cena, vengo qua, tu me lo fai e io porto via. Mamma mia, sti nipoti. Vai. Assapora il gusto del nostro pecorino toscano DOP Terre d'Italia. Vieni a scoprirlo nei nostri punti vendita.